14ª edizione del Grand Prix Historic. Sarà un weekend favoloso con 3 giorni di gloriose gare e con 8 epoche diverse del motorsport. Il Grand Prix di Monaco nasce nel 1997 come unica edizione senza tante ambizioni, ma visto il grande successo, dal 2000 in poi diventa un appuntamento biennale nella capitale del lusso. E il sabato e alle 13:20 c'è una cosa molto particolare, ovvero si è deciso di ricordare Ayrton Senna con una parata spettacolare per far vedere tutti i suoi esordi, dai lontani karts fino all'ultima vettura che purtroppo ha visto morire nella pista di Imola nel 1994. Quindi questo momento molto particolare, molto emblematico, è un'altra chicca di questo favoloso evento, la 14ª edizione del Grand Prix Historique a Monte Carlo. Franco Minos avec la Ferrari 312 B3 chasse-neige, la numéro 12, 7e temps devant Monsieur Adrian Newey avec la Lotus 49B. Tra il 1966 e il 1972 vedremo se la Certis di Lions sarà ancora in grado. Più di 200 auto sfrecciano sulle iconiche strade di Monte Carlo, divise in 8 categorie, a loro volta suddivise in diverse classi in base all'anno di produzione e alle caratteristiche tecniche. Vintage Roads termina qui. Vi diamo appuntamento la prossima terza domenica del mese. L'uomo per lavorare il terreno ha utilizzato animali addomesticati e strumenti appositamente costruiti. Primo fra tutti l'aratro, che inizialmente aveva una forma primitiva che consisteva in un grosso e lungo tronco d'albero biforcato con un ramo ad uncino rivolto verso il tiro, in modo da perforare il terreno e smuoverlo con la trazione. Nella preistoria il ramo ad uncino era rinforzato da una lastra di rame, poi cambiata con una punta di ferro. In seguito la forma rozza dell'aratro fu migliorata. I romani usavano aratri con un vomere in ferro, chiamato pala, trainato da buoi. Nel Medioevo venne costruito l'aratro a ruote, dotato di una punta affilata chiamata coltro,
in ferro o acciaio, che consentiva di raggiungere discrete profondità nel terreno ed eseguiva il taglio preliminare delle zolle. Nel secolo scorso, in seguito a studi di meccanica, l'aratro venne perfezionato. Fu costruito con una forma capace di imitare il lavoro di una vanga grazie ad un solo orecchio rovesciatore, un vomere, ossia un pesante lama di ferro, leggermente ricurva che penetrava nel terreno in profondità e lo rovesciava. Nel 1860 apparve l'aratro a due ruote, con posto a sedere per il guidatore. Nel 1890, invece, in alcune grandi aziende agricole statunitensi, furono utilizzati i primi trattori a vapore, che nel corso di una decina d'anni cominciarono gradatamente a sostituire i cavalli. In Italia solo negli anni 20 cominciarono ad essere costruiti i piccoli trattori che, sostituendo i buoi o cavalli, trainavano gli aratri. Ancora oggi esistono aratri di legno, ma è difficile si trovino ancora in uso. Per fabbricarli era usato un legno di quercio, perché era il più duro. Talvolta si utilizzava anche il legno di olivo o di albicocco o di ciliegio. Nel Val d'Arno il vomere era chiamato bombare. Gli aratri moderni sono montati su trattori, sollevabili per mezzo di sistemi idraulici quando non sono in uso, e possono portare fino a 6 versoi. Il meccanismo di attacco al trattore deve essere regolato dall'operatore per impostare la profondità di aratura. Alcuni modelli sono reversibili, ovvero montano due serie di versoi con verso di azione opposto. In questo modo è possibile, usando alternativamente le due serie, praticare i solchi successivi in un campo, sia all'andata che al ritorno. In un aratro non reversibile, il solco successivo può essere praticato solamente percorrendo il campo in una direzione, oppure sul percorso di ritorno si può arare una differente porzione di campo.